Siamo a Montescaiuso, un comune nel Materano, in Basilicata, che è adagiato in una cornice paesaggistica straordinaria e che ha un centro storico molto stratificato, davvero accogliente. In particolar modo ci troviamo in questo momento nell'abbazia di San Michele Arcangelo. Anche questo è un riferimento fortissimo per il territorio, una stratificazione di architettura, di arte e di storia. Ma Montescaiuso è nota anche per una tradizione, la tradizione del carnevale. È stato individuato, riconosciuto come carnevale storico, tra i carnevali storici d'Italia, ha origini nel seicentesche e in particolar modo ogni anno il 5 gennaio ha inizio il rituale del carnevale. Una figura tipica di Montescaiuso, i Cucibocca, danno inizio al rituale. Perché i Cucibocca? I Cucibocca minacciano di cucire la bocca proprio nel momento in cui si lascia il periodo natalizio, le libagioni del periodo natalizio per avvicinarsi alla Quaresima, ma anche per creare un clima di attesa per l'Epifania. Conoscere che cos'è la paura significa imparare che cos'è la prudenza. Alla fine il Cucibocca, anche se è il terrorista dei bambini, in realtà è il protettore dei bambini. E quindi che cosa fa? Chiamiamo, diciamo, con la minaccia di cucire la bocca, estorce la promessa di fare il buono per tutto l'anno. Ovviamente, come si dice a Napoli, il bambinello promette e il giorno dopo poi trova il premio nella calza. A Montescaiuso il carnevale è articolato ed è strutturato su personaggi tipici: carnevalone, la Quaremma, carnevalicchio. Carnevalone rappresenta il carnevale che oramai volge al termine, la moglie Quaremma, e carnevalicchio è il carnevale nuovo, il piccolo neonato che appunto annuncia già l'inizio del carnevale per l'anno successivo. Quindi una tradizione molto forte, radicata, così come è radicata la lavorazione della cartapesta. Vengono realizzati, quest'anno sono stati realizzati 5 carri allegorici, vengono realizzati carri allegorici con temi tra i più disparati, e questi carri allegorici anche qui vengono realizzati attraverso e con l'uso della cartapesta. Cinque carri allegorici con 5 temi diversi. Il filo conduttore appunto è la cartapesta, una passione ormai radicata che va appunto ad impegnare non solo gli adulti, ma siamo davvero orgogliosi di avere tra i gruppi dei ragazzi poco più che maggiorenni, anche qualcuno minorenne, che si è appassionato così tanto a quest'arte che si vede addirittura proiettata nel futuro come più che passione, proprio come farne un proprio lavoro. L'esperienza di Montescaiuso, come quelle di molti centri dal nord al sud Italia, conferma questa possibilità di poter coinvolgere dei giovani e gli adulti attraverso la costruzione di manufatti artistici come qui del Carnevale, che sono iniziative uniche che partono dalla tradizione e permettono, diciamo, ai vari artisti e alle varie maestranze locali di potersi esprimere con contenuti sempre nuovi, in grado di generare non solo nuove opportunità ma anche nuovi significati per le comunità che vengono coinvolte. Noi non rappresentiamo la più longeva saga, ma rappresentiamo la storia del nostro territorio.
quanto sei carina, ma non mi meraviglio, eri così già da bambina. Se poi ci aggiungi il fatto che per te c'ho tanta stima, allora sono sicuro sei la mia rosa senza spina. Pur di star con te sono disposto anche a volare, o come una conchiglia io ti cerco in fondo al mare. Poi ti porto su vicino al sole ad asciugare, senza che me lo chiedi faccio il fuoco per mangiare. Ringrazio la natura per quanto sei bella, e per fortuna non sei come quella. Te adoro la tua intelligenza, ti amo tanto quanto odio impotenza. Come una foglia che può cadere ma può restare in aria, il nostro amore resisterà, resisterà. Con l'approssimarsi della settimana del martedì grasso, due sono i momenti che caratterizzano il carnevale di Montescaglioso. Uno avviene la domenica, durante la quale in un grande corteo sfilano i carri che sono stati realizzati nelle botteghe dalle squadre e che si radunano alla fine nella piazza centrale a Piazza Roma, dove avviene una grande festa, un grande incontro della comunità. L'altro invece è proprio il martedì grasso, un giorno che è più dedicato al carnevale tradizionale, in cui le figure tipiche di questo carnevale, carnevalone, carnevalicchio, la Quaremma, la Parca, sfilano per le strade cittadine. E un aspetto particolare caratterizza questo momento: i vestiti di queste figure tipiche sono legate fortemente alla tradizione, alle usanze dei massari e dei contadini, che riusavano i materiali che avevano a disposizione per la realizzazione di questi vestiti. Ancora oggi i montesi, nel rispetto della tradizione, riutilizzano quello che hanno a disposizione per realizzare questi particolarissimi vestiti che contraddistinguono il carnevale tradizionale di Montescaglioso. Possiamo identificare tutta una serie di figure che sono delle figure tradizionali e estremamente interessanti. Innanzitutto la figura del carnevalone, che cavalca un asino, e quest'uomo panciuto, grasso, che si è cibato, ha goduto per l'intero anno e che nel corso della giornata, il martedì grasso è il suo ultimo giorno, che si concluderà appunto con il suo funerale. Il funerale è inscenato qui, funerale di carnevale, di carnevalone, interessante però perché sarà seguito da quella che è appunto la rinascita del nuovo carnevale, detto appunto carnevalicchio. In questi anni abbiamo seminato tanto, abbiamo partecipato, appena ce n'è stata la possibilità, al bando ministeriale appunto dei carnevali storici d'Italia. Siamo fieri del risultato raggiunto perché siamo entrati nei 50 carnevali storici d'Italia, quindi anche questo riconoscimento che è stato anche di carattere finanziario, oltre a quello che era già il riconoscimento regionale in quanto Montescaglioso, il suo carnevale e carnevalone fanno parte del patrimonio intangibile della Basilicata, hanno fatto il resto. C'è una sana competizione fra le squadre che, dopo il lavoro svolto, chiaramente hanno l'obiettivo di ottenere il massimo riconoscimento dalla comunità per il lavoro realizzato. Allora, tra poco ci sarà la premiazione, ad ogni premiazione tra data dei vinti e dei vincitori. È vero che ci saranno i primi, i secondi, i terzi, i quarti e i quinti, come tutti abbiamo voluto e condiviso. Insomma, davvero bella Montescaglioso, con il suo centro storico, le sue chiese, l'abbazia e il suo carnevale. Con la morte di Carnevalone muore un carnevale, ma ne nasce subito un altro con Carnevalicchio. Mi raccomando, quando verrete qui per il carnevale il prossimo anno, non dimenticate di lasciare una cosa per Carnevalone.
Oh, no, no, no.